appassionati di basket, gentili utenti di Assist Sportivo, ben trovati dal Palabasket Nando Di Leo, dove è appena terminata la gara 1 dei playoff tra l'Olimpica e la Web in Manfredonia, vinta dai gialloblu 66-65. Siamo in compagnia del presidente dell'Olimpica, Rosario Saracino. Presidente, innanzitutto complimenti, è stata una gara sofferta come i playoff sono da tradizione, per oggi quello che contava era portare a casa la gara 1. Sì, i playoff sono questi, chi pensava il contrario aveva sbagliato. Noi sapevamo che Manfredonia sarebbe venuta qui a giocarsi la partita, ne eravamo ampiamente convinti, anche perché Manfredonia ha già vinto una volta a Cerignola e purtroppo, come dire, un po' l'emozione, un po' l'inesperienza di alcuni nostri ragazzi ci ha rischiato di far compromettere la partita di fronte a un Manfredonia molto ben organizzato che nei momenti giusti ha saputo metterci in difficoltà. Noi siamo partiti forte, così come era logico e come ci aspettavamo. Poi abbiamo avuto un momento di blackout tra il terzo e il quarto, loro sono stati bravissimi a sfruttare questa situazione e fino a metterci sotto, credo, di 6-7 punti nell'ultimo quarto. Però il cuore dei ragazzi, io continuo a dire, a battere sempre su questa cosa, è stato veramente enorme. Robera magari ha sbagliato dei tiri importanti, però quando ha dovuto mettere il canestro decisivo in un equilibrio precario, non so nemmeno come ha messo quella palla. Credo che la maggior parte del pubblico oggi ha rischiato l'infarto, però insomma è appena gara 1, ci aspetta ancora un lungo percorso prima di poter festeggiare qualcosa. Mercoledì andiamo a Manfredonia e sicuramente ci aspetterà un'altra battaglia. Sì, infatti è stata una gara vincente, poi quel canestro di Pedro pesantissimo, quei due liberi di Romano, ecco quanto ha sofferto lì dalla panchina in quegli istanti. Ma si soffre perché si vede la buona volontà dei ragazzi, però la tensione, l'ansia, il sapere che si sta giocando per un obiettivo importante, ecco. Molti dei ragazzi sono giovanissimi, è la prima volta che si trovano a giocare a questi livelli e c'è da capire una certa emozione, però sono ragazzi che hanno gli attributi e continuano a dimostrarlo. Speriamo che continueranno a farlo, ma come vi ho sempre detto, il nostro non sempre vincere vuol dire arrivare primi. Noi il campionato, diciamo, abbiamo ampiamente raggiunto l'obiettivo, come vedete la gente ci segue, si è formato un bel gruppo attorno alla squadra. Certo, ora siamo lì e proviamo a giocarci le nostre carte, ma siamo consapevoli che ci sono squadre molto più attrezzate di noi per fare il salto di categoria. Come ha già detto lei, oggi il palazzetto era gremito all'inverosimile, c'è stata tanta affluenza di pubblico, quanto è stato importante l'apporto del pubblico? È determinante. Quando credo Romano abbia messo il canestro del -2, si è sentito un boato impressionante, questo carica i ragazzi. Chiunque abbia fatto sport, insomma, sentire il tifo che ti incide dal primo all'ultimo minuto è sicuramente un'iniezione di fiducia e di coraggio, perché oggi ci è voluto tanto coraggio per vincere questa partita. Il fattore campo è stato rispettato, adesso andrete mercoledì ad affrontare Manfredonia gara 2, ecco, potete conquistare questo pass sul campo del Manfredonia? Manfredonia, credo delle quattro non testa di serie, è la squadra più complicata da affrontare, per come la vedo io, perché è ben allenata, è perché si sa adattare agli attacchi, insomma c'è da lavorarci con Manfredoni. E in casa loro giocano dentro o fuori, quindi ci aspettiamo una partita di grande intensità da parte loro e sicuramente di grande coraggio da parte nostra, supportato dai tifosi che verranno in massa a Manfredoni, di questo sono convinto. Per assisportivo.it siamo qui al Palla di Leo insieme a Coach Ciociola. Allora Coach, è terminata questa prima gara dei playoff assolutamente imprevedibile, una partita davvero al cardiopalma, punto su punto alla fine, insomma un commento. Sì, questo è la serie secondo me più equilibrata di tutta la Serie C. Sapevamo di dover venire qui a fare una grossa partita per espugnare in gara 1 il campo di Cerignola. Abbiamo pagato un primo quarto veramente dove abbiamo giocato a rallentatore, abbiamo pagato la scarsa vena offensiva e Cerignola è stata brava lì a prendere 10 punti di vantaggio. Poi siamo rimessi in partita, abbiamo iniziato a carburare, abbiamo giocato per tre quarti alla pari, abbiamo chiuso anche in vantaggio credo tutto il resto dei quarti.
Questi sono i playoff, le partite sono tutte tirate fino alla fine. Alla fine anche chi ha più fortuna o chi è più bravo porta a casa la partita. Ecco, un campionato dei playoff assolutamente equilibrati anche riguardo le squadre, lei cosa ne pensa? Sì, sì, ma tutta la stagione è stata equilibrata. Alla fine tra noi e la terza in classifica, tolte le due battistrada, Ostuni e Udas, ci siamo giocati fino all'ultimo pallone la migliore posizione. Noi abbiamo pagato un po' di infortuni, una partenza ad handicap senza Rodriguez, e altri hanno avuto altri problemi stagione, però nove squadre erano tutte all'altezza, tutte secondo me anche di serie superiori. Adesso è normale che si scontrano tutte le migliori e alla fine si cercherà di passare il turno cercando di lavorare nelle serie e sicuramente prendere di buono gli errori fatti e sistemare alcune cose. Pronostici sulla prossima gara, visto che comunque dovrà essere una gara importante e decisiva per il vostro campionato. Questa secondo me in gara 2 sarà uguale a questa, ci sarà da battagliare nel senso sportivo della parola, ci sarà da giocare e non risparmiarsi come abbiamo fatto oggi. Dobbiamo lavorare duramente, dobbiamo cercare di limitare gli errori che abbiamo fatto soprattutto nel primo quarto per portare a casa la partita. Il risultato secondo me in questi playoff, in queste serie come questa di Manfredonia, Cerignola è aperto come noi oggi potevamo sbancare Cerignola, mercoledì Cerignola può sbancare Manfredonia. Ecco, è impossibile non accennare a quello che è successo allo Stadio Olimpico ora ultimamente. Certo, siamo a livelli differenti, sport differente, però i valori sono sempre gli stessi. Il basket è un'altra storia per me, i tifosi del basket sono famiglie. Domenica ho assistito a una partita di Serie A vinta un supplementare da Milano contro l'Avellino e nonostante una sconfitta alla fine non è successo niente, un fallo chiamato a tempo scaduto, non è successo niente, sì, proteste che ci sono in tutti i campi, in tutti gli sport, però alla fine l'Avellino ha accettato il risultato, noi accettiamo il risultato, non ci sono settori, squadre, ultras, alla fine Manfredonia e Cerignola sono 4 anni che si incontrano, si danno battaglia sul campo, finisce, siamo tutti amici, così nel basket a tutti i livelli. Il calcio secondo me va pulito dalla base e dare la possibilità alle famiglie di entrare negli stadi come si fa nel basket. Poi purtroppo gli interessi sono diversi, il Dio Denaro comanda e sono altre storie. Noi ci teniamo il basket molto stretto, speriamo di continuare a tenerci il basket perché in queste situazioni è veramente difficile, e vedere questo spettacolo c'è stato oggi e veramente fa onore alla provincia di Foggia e al basket pugliese. Siamo con il coach dell'Olimpica, Antonio Russo. Coach, buonasera e complimenti per questa vittoria, è stata una gara vincente, sofferta, decisa agli ultimi secondi. Ecco, secondo lei quanti sono stati importanti, quanto sono stati decisivi quegli ultimi secondi di gara? Sì, in effetti gli ultimi secondi raggruppano un po' tutta la partita. Abbiamo vinto, questo era alla fine l'importante. Non abbiamo espresso una bella pallacanestro, un bel gioco, non l'abbiamo espresso anche per merito del Manfredonia. Abbiamo avuto percentuali disastrose e nonostante tutto abbiamo portato a casa i 2 punti, che è la cosa più importante. Secondo me è stata una partita molto maschia, fisicamente giocata al limite e noi non eravamo preparati a questo, perciò il prossimo incontro secondo me vedremo di rivedere alcune situazioni sia tecniche che fisiche. Ad un certo punto eravate sotto di 8, la gara sembrava quasi compromessa, ecco, ha pensato di poterla perdere questa gara 1? Sinceramente no, a me non piace già pensare in corso d'opera, il mio compito è quello di mettere ordine in campo e le persone giuste al momento giusto. Penso che ci siamo riusciti nonostante le grosse difficoltà, abbiamo avuto secondo me una situazione non favorevole da un punto di vista, non è mio costume parlare dell'arbitraggio, ma abbiamo l'ultimo episodio su Giovanni che ha recuperato una palla a metà campo, si sta andando a canestro, gli fiscano un pallo con l'ultimo uomo,
E quello non è intenzionale, il regolamento mi dice questo. Sono stati, il pubblico è stato importante oggi, sicuramente l'abbiamo visto anche incitare e chiedere un supporto del pubblico dalla panchina. Quegli ultimi secondi oggi per ora chiudono tutta la grinta e il cuore dell'Olimpica. Certo, ho sempre detto che qui a Cerignola abbiamo un pubblico meraviglioso, dimostra di essere il sesto uomo in campo, perché nei momenti di difficoltà il tifo si sente parecchio, e questo dà calore, dà motivazione ai ragazzi di non mollare fino alla fine. Gara 1 è stata portata a casa, adesso mercoledì gara 2, potrebbe arrivare già il passaggio del turno sul campo del Manfredonia, quanto ci spera? Si spera tantissimo, perché adesso ribaldiamo la frittata al Manfredonia, noi siamo 1-0, vediamo un pochettino quello che succede mercoledì. Penso di andare lì a giocare una partita con meno pressione. Siamo in compagnia di Moniera, allora al termine di questa prima gara dei playoff non è andata come ci si aspettava, anche se è stata veramente una partita a caldo palmo. Sì, insomma, nell'arco di tutta la partita penso che da ambo le parti abbiamo fatto il nostro meglio per portare la vittoria a casa. E complimenti al Cerignola, che ha mantenuto sicuramente la testa più fredda di noi negli ultimi minuti. Peccato, perché ci è scivolata dalle mani. Magari se Romano non mi avesse rubato la palla a 5 secondi dalla fine, poteva essere un'altra storia la fine. Peccato per noi e complimenti a loro. Prossima gara come sarà affrontata? Qualche pronostico? Sicuramente tiratissima come questa. Mi aspetto una partita forse migliore nel primo tempo da parte nostra. Abbiamo fatto una percentuale bassissima da 3 punti nel primo tempo. Abbiamo migliorato tantissimo nel secondo, secondo me. Abbiamo fatto 40 punti nel secondo tempo. Mi aspetto una partita tirata, appunto, come ho detto, e che vinca il migliore. Ecco, come ti aspetti? Quale sarà secondo te la fine di questo campionato? Riuscirete a raggiungere il vostro obiettivo? No, sicuramente io mi aspetto di passare il turno, come loro si aspettano da parte loro. Non ti posso dire di sicuro, perché come hai visto in questa partita è una lotteria, ci può stare per noi come ci può stare per loro. Quindi aspetteremo fino a mercoledì, come ho detto, vinca il migliore, noi ce la metteremo tutta, speriamo che siamo noi quelli che passiamo. Allora, in bocca al lupo, e dal Paladino è tutto, grazie. Siamo con il capitano dell'Olimpica, Pedro Rubera. Pedro, complimenti per questa vittoria, gara 1 è stata portata a casa, ma che sofferenza. Grazie, sì, questi sono i play-off, lo dicevo sempre, no? non importa cosa hai combinato in campionato, neanche in passato, inizia tutto da capo e... È così duro, e questa è una bella squadra, Manfredonia, e ci siamo salvati, diciamo. Sarebbe stata una delusione per me, per il tifo, per tutta la gente, perdere, no? Bello, bello così. A livello personale hai realizzato 26 punti, un momento difficile nel terzo e l'inizio del quarto quarto, poi ti sei inventato verso la fine quel canestro pesantissimo, ecco, che cosa hai pensato in quei momenti? Beh, io stavo in questa squadra come capitano, come straniero, per queste cose, per prendermi responsabilità, e quando ho visto, è normale, l'acqua al collo, diciamo, tra virgolette, alla fine devo essere, mi prendo la responsabilità, quando va bene, bellissimo, e mi poteva pure andare male, però mi piace così, mi gaso. Oggi il palazzetto era gremito, ecco, quanto avvertivate il sostegno del pubblico e quanto vi è stato di aiuto, soprattutto nei momenti difficili? No, sapevo che il pubblico sarebbe stato così, numerosi, perché vengono anche in trasferta, ormai da 3 mesi, che sono in tanti, e... È bello vedere, è bello sentire i cori, li vedo anche in faccia a volte la paura, però bello, bello, bello il pubblico. Speriamo dare più soddisfazioni. Adesso mercoledì gara 2 in casa del Manfredonia, secondo te si può chiudere la serie già mercoledì? Sì, si deve chiudere, per me è un obbligo, sempre rispettando l'avversario, no? Però domani riposiamo, martedì parleremo un po' degli errori, poca cosa si può fare, diciamo, a livello atletico. Sì, bisogna andare a chiudere là, sì. Ok, grazie Pedro, complimenti. Grazie. Ciao Pedro, grazie. Ciao.